This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Buon inizio di settimana e bentornati a Mr. Gadget Daily. Questa è la settimana dei Google Pixel, ma non solo. Buon lunedì dunque, bentrovati oggi 12 agosto 2024, ben ritrovati a Mr. Gadget Daily Podcast quotidiano dedicato ad innovazione e tecnologia. Domani, nella giornata del 13 di agosto, noi conosceremo tutte le novità di Google con i suoi Pixel, con le anticipazioni che sono arrivate proprio in questi giorni relativi alle due dimensioni di Google Pixel Watch e anche i nuovi auricolari. Però intanto nella giornata di oggi cominciano ad arrivare invece un po' di anticipazioni su quello che sarà il futuro di Apple. Cominciamo dall'iPhone 17 Air. Questo è ciò verso cui ci si proietta, quindi non il prodotto che verrà lanciato tra qualche settimana per il 2024-2025, ma un prodotto che si dice verrà lanciato proprio tra un anno, quindi per il periodo 2025-2026. L'iPhone 17 Air sarà un iPhone molto più sottile, con un prezzo più elevato rispetto ai modelli in circolazione, che però non avrà delle caratteristiche migliori rispetto al modello Pro. Quindi cercheremo di capire come Apple differenzierà questi suoi prodotti. Non solo, perché Mark Gurman di Bloomberg, che citiamo spesso e che conosce un sacco di dettagli del futuro di Apple, dice che all'inizio del 2025 arriverà il nuovo iPhone SE e questo modello di iPhone SE avrà compatibilità con la Apple Intelligence. A questo punto non vediamo l'ora di scoprire con quali termini. Invece nella giornata di ieri sono comparse ulteriori informazioni sul nuovo Galaxy S24 FE, la Fan Edition, che ormai dovrebbe essere davvero dietro l'angolo. Sono stati svelati molti dettagli, come il processore, che sarà un Exynos, la fotocamera con un triplo sensore 50, 12 e 8 megapixel, un display da 6,7 pollici Full HD e diverse colorazioni, la colorazione grafite, la blu, la silver white, la green e la yellow. Ma a questo punto non ci resta altro che scoprire quale sarà il prezzo e soprattutto quando verrà lanciato. Se siete utenti di X bar Twitter, potreste risolvere un problema soprattutto su iPhone e su internet che ha afflitto molti utenti nell'ultimo periodo, cioè il fatto che vengano visualizzate soprattutto le risposte di coloro che hanno un account verificato, quindi che pagano l'abbonamento. Bene, ora sarà possibile decidere come filtrare le risposte, quindi rendere la piattaforma un po' più personalizzabile. Abbiamo detto nei giorni scorsi di Nova Launcher, che è un'applicazione molto famosa in circolazione da molti anni, abbiamo detto che sono stati licenziati tutti i dipendenti. Beh, il suo fondatore, nonché proprietario dell'azienda, ha ieri trasmesso un messaggio attraverso i social dicendo che, siccome da molti anni lui è il vero contributor, il vero creatore di questa applicazione, non cambierà tantissimo nei programmi a breve termine. Vedremo, insomma, se questa promessa verrà mantenuta. This episode is brought to you by Experian. Are you paying for subscriptions you don't use but can't find the time or energy to cancel them? Experian could cancel unwanted subscriptions for you, saving you an average of $270 per year and plenty of time. Download the Experian app. Results will vary. Not all subscriptions are eligible. Savings are not guaranteed. Paid membership with connected payment account required.
Prima di chiudere, un'ultima notizia che riguarda Tesla, che sta perdendo tantissimo terreno nella vendita delle auto elettriche nel 2024 in California. Pensate che le vendite sono scese proprio nello stato chiave per Tesla del 24%, e secondo gli analisti questo non è un buon segnale, perché potrebbe essere replicato anche in aree del mondo, altre aree del mondo, addirittura in modalità peggiorativa. Beh, vedremo. Intanto per oggi abbiamo finito. Se volete, ci risentiamo puntuali anche domani.